5 cose che avrei voluto sapere prima di iniziare l'università. E buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un argomento molto importante che mi sta molto a cuore, ovvero 5 cose che avrei voluto sapere prima di studiare all'università. Ho già realizzato un video molto simile, 5 cose che avrei voluto sapere prima di studiare medicina e 10 cose che avrei voluto sapere prima di studiare medicina, andatevele a vedere, potrebbero sicuramente tornarvi molto utili. Ma adesso non ci perdiamo in chiacchiere ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al mio canale attivando la campanella, è molto molto importante, lasciate subito un bel like perché aiuta il canale ed è veramente gratuito, non vi costa nulla, andatelo a fare subito. Commentate qua sotto proponendomi altri argomenti per dei prossimi video. Seguitemi su Instagram, Peppa193, anche su TikTok, e adesso via con la sigla! Il passaggio dalla scuola superiore all'università è sempre un salto nel vuoto, qualcosa di veramente molto brusco. Realmente, soprattutto al sud, come nel mio caso, non c'è un vero e proprio orientamento liceale verso l'università. In realtà sono un po' i professori che dicono, beh, tu sei bravo nelle materie scientifiche, potresti fare questo, questo e quest'altro, oppure tu sei bravo nelle materie umanistiche, puoi fare questo, questo e quest'altro, senza però tenere conto di quelli che sono i nostri sogni, quelli che sono le nostre reali attitudine, perché essere bravo in una materia non significa essere realmente vogliosi di intraprendere quel determinato tipo di carriera. Perché io oggettivamente al liceo ero veramente molto molto bravo in materie come fisica, ma non mi sarei mai visto a fare il fisico o anche l'insegnante di fisica al liceo, in qualsiasi scuola. Attitudine, ero molto bravo in biologia e mi piaceva la parte del corpo umano, ma di fatto io non ho mai studiato anatomia nel dettaglio, se non veramente all'ultimo anno di liceo. Gli anni prima era una biologia molto più semplice. Quindi come si può valutare se io sono portato per essere un medico soltanto dall'esame di biologia o più portato a fare il fisico solo dagli esami di fisica? Insomma, capite bene che non c'è un vero percorso di introduzione al mondo universitario e di valutazione di quello che è il mondo universitario. In realtà è già un primo passo verso il mondo degli adulti, la frenesia di andarsene di casa, la frenesia di fare delle scelte indipendenti. Sicuramente ci può portare in alcuni casi a sbagliare, a non comprendere realmente quale dovrebbe essere la più corretta strada per noi. Perché sì, e questa è la prima vera grande scelta che fate nella vostra vita. Già la scuola superiore, sì, scegliete un po' voi, ma molto viene scelto dai genitori che vi vogliono magari indirizzare verso un determinato tipo di carriera. Vi vogliono iscrivere al liceo classico scientifico perché vi vogliono avvocati, medici o ingegneri. Esistono tante persone che abbandonano perché si rendono conto che quella strada non era loro. Ma adesso si sta decidendo veramente il tuo futuro. 18-19 anni e decidi tu con la tua testa cosa vuoi fare da grande. E però è vero, i genitori continueranno ad aiutarci o meglio a voler darci un consiglio su quale strada intraprendere, ma di fatto siamo noi a scegliere e quindi la possibilità di errore è sicuramente importante. Ci si trova a dover fare una scelta senza le istruzioni, nessuno ci ha dato le istruzioni. Immaginatevi di prendere un mobile dell'IKEA e non avere le istruzioni, o lo montate a testa in giù o non lo montate proprio. Ecco quello che potrebbe capitarvi nella vostra vita. Oggi vi voglio dare dei 5 consigli su quello che sono le mie impressioni, o meglio quello che avrei voluto sapere prima di iniziare l'università. La prima cosa che sicuramente vi balzerà all'occhio è che l'università non è il liceo. Grazie Peppe, è una cosa scontata. No, non è vero, non per tutti i posti. In realtà nel mio caso specifico l'università che io ho frequentato, ovvero il campus biomedico di Roma, era una classe di liceo allargata, eravamo 120 persone, quindi ci si conosceva bene o male tutti. Ma in molti corsi, in molti posti, sono 500, 600, 700 persone, capite bene che è impossibile conoscersi tutti. Quindi di conseguenza non per forza devi essere tutti amici, non per forza si devono organizzare le cene di classe. Ci sono persone che non vedrai mai, non ti interesserà o nemmeno conoscere mai, tipo ti troverai al quinto anno a fare un esame, tu chi sei? Ah no, sono un tuo collega dal primo anno, per dire. Capitano storie raccontate, ma anche l'ansia di non dover avere l'interrogazione domani, ma sapere di avere un esame giorno X e ci si può organizzare per studiare regolarmente per quell'esame. Anche il fatto di dover o non dover andare ogni mattina a lezione, cioè quella scadenza dal lunedì al venerdì o al sabato che devo andare a lezione dalle 8 alle 2 o all'una, in base a quando si esce. Ecco, questo fatto di decidere noi se voler fare le cose. È vero, a medicina c'è l'obbligo di frequenza, ma sapete bene un po' come va. Frequenza, non frequenza, insomma, ognuno ha le proprie regole, ma di fatto, e la realtà è questa, cioè siamo noi artefici del nostro destino, che per certi aspetti è sicuramente un qualcosa di utile, però
non avere l'indirizzo, la strada già percorsa potrebbe far smarrire alcune persone che si perdono nel mezzo del cammin di loro vita, per citare qualcuno, parafrasandolo. Quindi nessuno vi chiederà di essere tutti amici. Troverai però il tuo gruppo di amici che diventeranno per molti di voi una seconda famiglia. I miei amici universitari sono per me una famiglia e lo saranno forse per tutta la vita, perché abbiamo condiviso momenti fantastici e momenti brutti, perché l'università è fatta di momenti e di conseguenza sono stato io a scegliere. E non perché sono capitato per forza in quella classe, tanto su 120 o su 500 sicuramente riuscirete a trovare qualcuno che segnerà la vostra vita. Non tutti gli esami richiedono un libro. Questa è la cosa più importante che dovete subito comprendere. Molti esami non per forza dovete comprare i libri, ad alcuni è indispensabile. In altri casi ci sono le famose sbobine, dispense o file varie ed eventuali che trovate in giro. Insomma, è ovvio che per anatomia dovete studiare dal Sobotta, per l'Atlante, o dal Nettero, quello che è, oppure come libro di testo, dall'Anastasi o dal Gray, in base all'università dove studiate. Ma ci sono tanti esami dove si può utilizzare una semplice dispensa. È vero che il professore vi proverà a dire: compra il mio libro, compra questo. Per l'esame di informatica, basta un po' di Wikipedia e una dispensa trovata di qua e di là. E questo è veramente molto utile, perché vi farà risparmiare un sacco di soldi che potete investire o in libri necessari per superare l'esame o in qualcosa che volete voi investire per voi stessi. Infatti, molti che arrivano all'università sono stati abituati a dover studiare dal libro, di sbobine non sanno nulla, e quindi l'esame di storia della medicina, libro di storia della medicina, l'esame di fisica, libro di fisica, e via discorrendo. In realtà, come avete ben capito, si può fare una cernita di quelli che sono i libri da usare e quelli che si può anche omettere di comprare. Basta semplicemente chiedere ai ragazzi più grandi, che sicuramente vi sapranno indicare se è necessario comprare il libro per quell'esame perché il professore vuole sapere una determinata cosa o vuole sapere un'altra cosa che lui ha spiegato nelle sue sbobine, nelle sue lezioni, e quindi devi studiare alle sbobine. Insomma, ogni esame è a sé stante ed è utile confrontarsi con i più grandi. Infatti, è capitato che io comprai il libro di biologia che mi servì, l'istologia mi servì molto, fisica non mi servì a nulla, l'ho rivenduto dopo pochi mesi, chimica stessa cosa. Ho comprato tutti i libri perché io li voglio nuovi, non utilizzo libri usati perché mi danno fastidio, e li ho rivenduti come usati perché non mi servivano, non li ho mai utilizzati, ma in realtà erano intonsi. Alla fine dei conti fate le vostre scelte. Una volta si diceva: chi fa da sé fa per tre. All'università, secondo me, non è vero, o è vero in parte. La vita universitaria va affrontata ad occhi aperti, orecchie ben spalancate per ascoltare e vedere tutto quello che ci succede intorno, e questo ci può regalare grandissime emozioni, ma allo stesso tempo ci permette di evitare tante insidie. Toglietevi i paraocchi che dovete alzarvi, andare a lezione, seguire, prendere i vostri appunti, tornare a casa, studiare come dei muli e poi ricominciare ogni giorno la stessa vita. Ma esiste un mondo parallelo di cose che vi aiuteranno tantissimo. Gruppi sbobbine, l'avete mai sentito? Se non l'avete mai sentito, createlo, come ho fatto io al secondo anno per l'esame di fisiologia. Dispense, gruppi WhatsApp, Facebook per i più nostalgici come me, file di Drive, Dropbox, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, c'è di tutto. Circondatevi del giusto gruppo di persone di cui vi ho detto prima ed eliminate quelle persone che vogliono solo competere con voi. Ci sono colleghi che vogliono eccellere. Ci sono colleghi che vogliono essere i più bravi, e per essere i più bravi non hanno scrupoli a darvi dei consigli sbagliati. Cercate di distinguere chi vi vuole bene e chi vi vuole male, e sicuramente questo percorso sarà molto più leggero. Anche lo studio, se condiviso, pesa meno. Io mi ricordo benissimo che da quando iniziai a studiare con il buon Ciccio, che sicuramente conoscerete tutti chi mi segue da tanto tempo, il mio studio e i miei voti universitari sono migliorati drasticamente. La mattina ripetevo, e pomeriggio mi vedevo con Ciccio ed era tutto più bello, tutto più... Oh, che bello, dai, pomeriggio ripeto, e avevo quella voglia perché mi confrontavo con un collega che mi dava i consigli giusti e ci permetteva insieme questo studio di migliorare. E fidatevi che 4-5 ore di ripetizione sembravano un'ora, volavano velocemente perché tra una battuta, una chiacchiera, lo studio andava velocemente e approfonditamente, vorrei aggiungere. Io all'inizio del mio percorso universitario avevo quell'ansia che forse è comune a tutti di dover essere sempre perfetta ed impeccabile. Prima fila, mi svegliavo alle 5 per prendere la prima fila. Chi mi segue su Facebook? Ci sono, perché sale al 2012, le mie foto all'alba che cercavo di prendere la prima fila, e arrivavo alle 6 ed era già occupata, per dire. Quindi immaginate che competizione c'era. Quell'ansia di dover non perdere nemmeno una parola per paura prendere un brutto voto all'esame. Piccolo Peppe ingenuo. Alla fine del mio percorso universitario, dopo averlo superato ormai, la mia laurea risale a quasi 4 anni fa più o meno, vi posso dire che
vivere questo percorso insieme a degli amici, a qualcuno che ti aiuta durante lo studio, che ti dà i giusti consigli per superare l'esame o per affrontare meglio l'esame, che vi sediete insieme, gioite della vittoria di un esame superato con un buon voto, ma anche con un brutto voto, ma di averlo comunque superato, fidatevi che è la cosa migliore. E anche ricevere i consigli grazie dei colleghi più piccoli che vi chiedono aiuto, e io per fortuna grazie a questo canale ricevo ogni giorno, fidatevi che sono delle piccole soddisfazioni. Alla fine l'università forma, in questo caso, dei medici, degli odontoiatri o quello che sono, ma forma anche delle persone, e siete voi in questo caso a scegliere che tipo di persone siete. Quarto consiglio è quello di sperimentare. Non esiste la formula perfetta, non esiste il trucco magico, non esiste nulla di tutto ciò. Ogni percorso a sé stante, diffidate da chi vi dice si studia in questo modo, perché quel tipo di studio magari funziona, ma su quella persona. Io sul canale YouTube cerco di portarvi tanti tipi di esperienze diverse, ma vi dico sempre: analizzate quello che vi può tornare utile, abbiate il coraggio di fallire. A me è capitato, quando ho iniziato a fare i riassunti, sono arrivato lunghissimo con un esame. Mi è andato anche discretamente bene, ma con una fatica immane per recuperare gli ultimi giorni. Come? Con il mio vecchio metodo di studio, perché quel metodo di studio su di me non funzionava. E ho avuto il coraggio di tentare, di rendermi conto che era sbagliato. Quindi abbiate anche voi questo coraggio di trovare la vostra strada. Diffidate da chi vi dice di svegliare alle 6 e studiare fino alle 11 di sera. Diffidate chi vi dice ti puoi svegliare alle 11 e studiare fino alle 5 di pomeriggio. Diffidate da tutti, ma non perché per forza vogliono dirvi una cosa sbagliata, ma funziona su di loro e non è detto che funziona su di voi. Scegliete chi volete essere e vedete da farvi risucchiare dal ciclone del doversi svegliare la mattina alle 6 per dover studiare tanto, ma non avere voglia di studiare, perché questo nell'arco di poco tempo vi farà diventare delle persone un po' meno solari di come magari potete essere voi realmente. Se un giorno non vi va di studiare, non lo fate. A me capitavano i pomeriggi che non avevo voglia, mi guardavo la televisione e ricominciavo ancora più voglioso il giorno dopo. Ci sono delle situazioni in cui si perde tempo nel seguire alcune determinate lezioni, nel vedere determinate cose. Se c'è qualcosa che non vi aiuta ad essere degli studenti migliori o studiare meglio, non lo fate. Nessuno vi obbliga. C'è l'obbligo di frequenza, ma se quella determinata lezione non è per voi utile allo studio, trovate un modo per fare altro e studiare altro. Ovviamente leggete tutto come dei consigli. Per alcune persone, me lo ricordo perfettamente, dei miei colleghi seguivano tutte le lezioni, dalle più inutili alle più utili, perché loro avevano una memoria visiva e si ricordavano tutto. Altri che invece no, si dimenticavano pure come si chiamavano. Insomma, ogni cosa deve essere pesata per voi. L'ultimo consiglio è un consiglio già detto e ridetto e non funziona mai, ma io ve lo ridico perché è giusto, da fratello più grande, darvi questo consiglio. Studiate tempo per tempo, giorno per giorno, me lo diceva sempre mio padre: studi e non rimandare. Io puntualmente che facevo? Rimandavo. Questo mi ha permesso di laurearmi, ma non è una giustificazione. Quindi ragazzi, da fratello grande, come faceva mio padre con me, ve lo devo dire: studiate giorno per giorno. So che molti di voi non ci riusciranno, so che molti di voi non ce la fanno, ma vi posso garantire, visto con i miei occhi, che quelle poche volte che ho studiato giorno per giorno sono andato in modo anche uguale, ma con meno ansia, con meno fatica e con meno stress all'esame. Ho visto colleghi che studiavano giorno per giorno fare un percorso universitario eccellente con medie del 29 e 30, che non so come cavolo hanno fatto. Insomma, io ve lo dico, voi provate a farlo, provatemi questa promessa, provate da fare. Poi lo so che gli amici, cugini, colleghi, le cose, le opportunità di non studiare saranno sempre dietro l'angolo, ma meglio fare un'ora che non fare un'ora. Quindi provate ogni pomeriggio a fare qualcosina, anche solo a mettere a posto gli appunti. Meglio di non fare assolutamente nulla e guardarvi YouTube o Netflix. In realtà ci sarebbe tantissimo da dire sui miei 5 consigli per l'università, ma mi fermo qua perché questo video è lunghissimo. Io vi spero di avervi dato qualcosa di utile, avervi un po' fatto riflettere su quello che è il mondo universitario e su quello che è questo percorso. Vi invito come sempre a supportarmi con un bel like se questo video vi è piaciuto, un commento qua sotto che può tornare sempre utile, e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi su tutti i social e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Thank you.